Tutti benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Oggi voglio parlare di skincare integrativa. Cos'è la skincare integrativa? Sono tutti quei prodotti che non fanno parte della nostra skincare routine classica, quotidiana, abituale, come detergenti, tonici, sieri o creme, ma che sono comunque prodotti per la cura della pelle, ovviamente, che utilizziamo in determinate occasioni, che utilizziamo con una frequenza più o meno regolare, una, due volte a settimana, tre volte al mese, quando la pelle manifesta delle esigenze particolari, come ad esempio strumenti di pulizia, strumenti massaggianti, strumenti di varie tipologie, oppure come maschere, trattamenti specifici come trattamenti esfolianti e tutto ciò che tendenzialmente andiamo ad applicare sul viso per sopperire ad alcune mancanze o per esaudire i bisogni della nostra pelle. Sapete che io sono una grandissima fan della skincare in generale, ma maschere, trattamenti e tutte queste cose qua mi mandano letteralmente via di testa, quindi oggi voglio mostrarvi le cose che sto utilizzando di più, non soltanto in quest'ultimo periodo, ma in generale quelle che sto utilizzando di più negli ultimi mesi, negli ultimi anni, insomma quelle che, se tutta la mia collezione di prodotti di skincare dovesse scomparire, ricomprerei assolutamente. Vi lascio al video, se non l'avete ancora fatto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qui sotto nell'info box e non dimenticate anche di venirmi a trovare sul mio profilo Instagram Giovanna Lovison. Per prima cosa mi leggo i capelli, perché la prima cosa che vi menzionerò voglio anche utilizzarla sul mio viso assieme a voi, e li leggo utilizzando questo scrunch leopardato bellissimo che arriva da Vigevano, arriva dalle mani di Martina, che fa delle cose homemade stupende, e questo scrunch mi piace da matti, sta vivendo con me letteralmente nelle ultime settimane. Se mi vedete particolarmente pallida, non è un'impressione, è così, sono bianca, non sono mai stata penso così bianca in vita mia. Sto continuando ad utilizzare il trattamento sbiancante all'idrochinone che mi ha prescritto il mio medico per eliminare le macchie. Direi che il trattamento sta andando molto bene, sono molto soddisfatta, incrocio solo le dita perché i risultati siano anche duraturi, perché quella è la cosa più importante. E come vi avevo raccontato in qualche video fa, parlando sempre di skincare, vi linko qui sopra il video a cui faccio riferimento, in questo momento, in questo periodo, finché sto seguendo questo trattamento schiarente, la mia pelle ha delle esigenze ben specifiche, quindi non tutti i prodotti che vi mostrerò oggi sono prodotti che sto usando proprio materialmente in queste ultime settimane, perché ci sono tanti principi attivi come quelli esfolianti ad esempio che non posso utilizzare al momento, ma è soltanto una cosa momentanea. In ogni caso i prodotti che vi mostrerò sono prodotti che mi piacciono da morire, e se non siete nuove su questo canale sono sicura che me li avrete già sentiti menzionare. Me li avrete già sentiti menzionare tranne quello che vi mostrerò adesso. Allora, io sono stata scettica per molti anni, addirittura avevo già un aggeggio come questo tenuto da parte in un cassetto da anni e mai aperto, pensate che scandalo, perché non ero mai stata attirata dall'intero concetto, non ero sicura, non so, non mi ispiravano fiducia. E invece, ragazzi, ci ho messo 10 anni, penso, a salire sul treno Foreo, e adesso che ci sono non ho nessuna intenzione di scendere. Recentemente, negli ultimi mesi, ho iniziato ad approcciarmi invece al mondo Foreo. Questo è Luna 3, è l'ultimo device uscito in casa Foreo, è una spazzola per la pulizia che utilizza la tecnologia sonica, che combina la frizione del device sul viso e le vibrazioni soniche per andare a pulire la pelle in profondità, svolgere una delicata azione esfoliante e allo stesso tempo, grazie alle vibrazioni appunto, massaggiare il viso, renderlo più tonico, insomma, e stimolare il microcircolo. Oltre a Luna 3 ho qui anche Luna Mini, che vedete ha delle dimensioni molto più contenute, dipende un po' da quello che cercate, da quello di cui avete bisogno, dal vostro budget, insomma potete scegliere uno oppure l'altro. E in più ho anche Luna 2, di cui vi parlerò tra un po'. Oggi voglio utilizzare assieme a voi Luna 3, voglio farvi vedere che come lo utilizzo, il modo in cui lo utilizzo. Vado a bagnare il mio viso in modo che ci sia uno strato d'acqua, prendo il mio detergente, questo è Vino Pure di Caudalie. I detergenti schiumogeni funzionano al meglio secondo me con Foreo Luna, do una passata sul viso. Poi prendo il mio device e faccio partire il trattamento. E quello che faccio è semplicemente andare a passare la spazzola
sul viso in questo modo. Sto delicata, sto leggerissima, non faccio nessunissima pressione. Adesso in questo momento io non indossavo make up, però se avessi indossato make up avrei potuto utilizzare un detergente struccante e lui mi avrebbe aiutato a rimuovere meglio il trucco. Sto utilizzando Luna una volta a settimana, non di più, sempre perché sto facendo un trattamento molto aggressivo al viso, quindi devo stare non attenta di più, la mia pelle è fragilissima in questo momento, quindi una volta a settimana basta e avanza, e mi aiuta a mantenere il viso pulito, appunto perché sto detergendo il viso con una dolcezza incredibile, con prodotti delicatissimi, lui una volta a settimana mi aiuta a pulirlo in modo un pochettino più profondo. È già terminato, il trattamento dura un minuto, se volete potete rifarlo partire, insomma, e fare un altro giro, un altro trattamento. Io adesso prendo la mia lavetta e vado a rimuovere il prodotto e vi assicuro, e io ero scettica, credetemi, che quando avrete terminato il vostro minuto di pulizia la pelle del viso sarà incredibilmente liscia, ma liscia, morbida, non per niente stressata, non arrossata, nulla di tutto ciò, e sarà veramente super mega liscia. Io ve lo giuro, ero non scettica di più, invece mi sono dovuta ricredere. Tra l'altro tenete a mente che siamo sotto Black Friday, io lo so che Foreo è un device costoso, però siamo sotto Black Friday, sul sito ufficiale mi è arrivata la newsletter, ci saranno degli sconti molto molto elevati, parliamo di sconti 30-35% su un sacco di device, quindi date un'occhiata se siete interessate, perché secondo me si riesce a fare dei buoni affari in questo periodo, sia che siate a caccia di qualcosa per voi, sia che vogliate fare un regalo, quindi tenete gli occhi aperti. Ecco, insomma, tenete a mente che per quella che è la mia esperienza sono stata molto colpita, ho provato sia Luna Grande che Luna Mini, mi sono piaciuti tantissimo, quindi se avete l'occasione, se vi va di provarli, secondo me potrebbero piacere molto anche a voi. Il secondo device che voglio farvi vedere, sempre di Foreo, è lui, è UFO 2. Questo è un dispositivo, non è la prima volta che ve ne parlo, perché sapete che ultimamente sono stata un po' fissata con UFO 2. È un dispositivo per l'applicazione di maschere, di trattamenti sul viso. Come funziona? Voi lo utilizzate in combinata con le maschere monodose. Io, quelle che ho io al momento sono queste, sono la Make My Day, la Glow Addicted e la Colita Night, queste due sono le mie preferite, e anche se trovate già sul mio profilo Instagram una demo nel quale utilizzo Foreo 2 assieme a voi, voglio ripetermi anche oggi, voglio farvi vedere di nuovo come funziona. Quindi voi prendete una di queste maschere monodose, in ogni scatolina ce ne sono 6 o 7, estraete questo dischetto imbevuto di trattamento, come se fosse una maschera in tessuto monouso, la andate ad appoggiare su questo tamburo, se così possiamo dire, di Foreo, e andate poi ad assicurare la maschera con questo anello in plastica, ok? A questo punto fate partire il trattamento. Passate prima la maschera su tutto il viso per depositare il siero, il trattamento di cui è imbevuta, e poi non fate altro che massaggiare il dispositivo su tutte le zone del vostro viso per 90 secondi, quanto dura il trattamento. Il dispositivo combina una serie di stimoli legati alla caloreterapia, legati alla vibrazione e legati alle combinazioni di luci LED che vanno a potenziare l'effetto del trattamento. C'è una combinazione di tutti questi fattori diversa per ogni maschera, per ogni modello di maschera che voi andate a utilizzare. Allora, quello che mi piace tantissimo di Foreo UFO 2 è che è un modo velocissimo per farsi le maschere. Io spesso lo uso anche alla mattina perché è talmente veloce, in un minuto e mezzo avete fatto. Il siero di cui sono imbevute le maschere è molto sottile, molto leggero. Io non ho mai trovato che nessuna delle maschere che ho provato mi lasciasse una patina appiccicosa sul viso dopo averle utilizzate. Procedevo come dopo una qualsiasi maschera in tessuto, quindi andavo semplicemente a proseguire la mia routine con la crema idratante e poi la protezione solare.
Il fatto che in questo periodo la mia pelle sia molto secca dovuta al trattamento all'idrachinone fa sì che, insomma, questo sia un modo in più per prendermi cura della mia pelle, per idratarla più che altro, una cosa che faccio soprattutto la mattina ultimamente, perché alla sera dovrei utilizzare soltanto quel trattamento lì, ma insomma, quando tornerò alle mie abitudini normali lo potrò utilizzare in qualsiasi momento della giornata. È molto piacevole da utilizzare, vi rilassa tantissimo, lo potete fare anche sul divano davanti alla TV perché non sporca, non cola, insomma è veramente molto molto comodo da fare, lo potete anche portare in viaggio, la batteria dura un casino. E quando finisce il trattamento, il mio sta terminando proprio in questo momento, lo sento perché le vibrazioni si affievoliscono, potete fare un secondo giro perché rimane sempre un po' di siero, guardate qua, nella bustina, quindi non dovete far altro che spremere la bustina di nuovo, diffondere un pochettino il siero, quello che rimane me lo applico sul viso e far ripartire il trattamento. Fate anche un secondo giro, se volete potete farne anche un terzo, a me è capitato anche di farne tre. Non avete idea di quante persone che avessero già provato UFO 2 nel corso del tempo, insomma in passato, mi avessero detto no, ma io mi trovo benissimo, è favoloso, è stupendo, io ne sono dipendente, io boh, ma com'è possibile, ma non ci credo. E invece, per quanto ero scettica, mi sono davvero dovuta ricredere. Quindi niente, tenete a mente, come vi dicevo prima, che siamo sotto Black Friday e questa può essere l'occasione giusta per provare soprattutto le cose magari un po' più costose come queste, che se abbiamo insomma un buono sconto a disposizione ci viene sicuramente più voglia di provare. Per quanto riguarda invece dei massaggiatori veri e propri meccanici, quindi senza nessun bisogno di presa per la corrente, ne ho due da farvi vedere. Uno è il classico, ormai conosciutissimo, rullo di Giada. Questo è nuovo, ce l'ho da un paio di settimane, è del brand Ahava ed è caratterizzato dal fatto di avere due estremità, ma dal fatto che una sia completamente liscia, come potete vedere, e l'altra invece sia dentata, ok? Quindi entrambe le due testine danno un effetto di massaggio differente. Il primo è un massaggio più diciamo più intenso, nel senso che va ad abbracciare una superficie maggiore di pelle. L'altra estremità invece, con questa dentatura, permette un massaggio più profondo, quindi va a stimolare la pelle più in profondità. Il rullo di Giada è fantastico, io lo utilizzo già da un sacco di tempo, questo è nuovo, però è un prodotto che conosco già. È fantastico perché vi permette appunto di massaggiare il viso, quindi di stimolare il movimento e di zone del viso che normalmente non sono in moto, che non andiamo a stimolare con corse, passeggiate o quant'altro, e vi aiuta ad attivare il microcircolo. È molto piacevole perché è molto rilassante, aiuta anche l'assorbimento dei principi attivi che avete applicato sul viso. E infatti il modo che io preferisco per utilizzarlo è quello di applicare un trattamento sotto e massaggiare poi il viso con il trattamento ancora sulla pelle. Ne applico in abbondanza e cerco di farlo assorbire con il massaggio, quindi combino l'azione del prodotto di skincare all'azione massaggiante del rullo. Questo, vi dicevo, è di Ahava e vi segnalo che, oltre al fatto ovviamente di essere in vera giada, non come la maggior parte delle ciofeche che si trovano online a pochi euro, che hanno il colore della giada ma non sono di vera pietra di giada, e è una bella differenza. Questo qui è in omaggio in tutti i punti vendita Ahava per acquisti di creme viso di trattamenti superiori a 49 euro, quindi spendete 49 euro o più e avrete in omaggio il rullo di giada da utilizzare insomma con il trattamento che più preferite. Vi mostro quello che ho scelto io ho scelto questo, che è il Dead Sea Osmoter Concentrate Supreme Hydration Cream con Blue Light Defender. Questa è una crema viso per il giorno, ve la faccio vedere, il packaging è molto carino. Non avevo mai provato i prodotti Ahava prima, però devo dire che questa crema mi sta piacendo tantissimo. Ha una consistenza, vedete, è una sorta di crema gel leggera, però allo stesso tempo è molto idratante, molto nutriente.
È molto idratante, molto nutriente, una volta massaggiata rimpolpa proprio bene la pelle, la nutre molto bene, è perfetta se avete la pelle secca per il giorno, avendo anche insomma il filtro protettivo per luci blu, è adatta soprattutto a essere usata di giorno, magari se state tanto tempo davanti al PC, davanti al cellulare, e mi piace veramente un sacco. Ha una formula molto sottile, ma quando la lavorate sul viso, la massaggiate, lascia un leggerissimo residuo oleoso che per le pelli secche è davvero fantastico. Non pensate a qualcosa di unto, lucido, a niente di tutto ciò, però lascia quella bella patina nutriente sopra che illumina il viso. Mi piace veramente tantissimo, quindi ecco, tenete a mente, se siete a caccia del rullo di Giada, tenete a mente che c'è questa promo nei punti vendita a Hava. Penso che sul sito possiate trovare l'elenco completo dei rivenditori, per se volete insomma capire quali sono quelli più vicini a voi. Un altro massaggiatore per il viso invece che vi faccio vedere è completamente diverso dal rullo di Giada, è diverso anche il concept, ed è il, oddio, non mi ricordo mai il nome, questo è il facelift, uplift, forse uplift roller di Nars Jamie. Questo è in color oro, era parte di un'edizione limitata di qualche anno fa, normalmente lo trovate nel colore viola, nel colore viola metallizzato, probabilmente così ve lo ricordate di più. Ed è un rullo massaggiante che invece si utilizza in questo modo qui, ha tutte queste palline che rimangono fisse sul cilindro che ruota invece sul massaggiatore, che fanno un doppio massaggio dovuto sia al movimento appunto del cilindro che al passaggio di queste palline sul vostro viso. Mi piace un sacco, e il modo migliore di utilizzarlo, secondo me, insomma il modo che mi piace di più, è quello di applicare sul viso una maschera in tessuto, quale non è importante, insomma una qualsiasi maschera di tessuto, quella che avete, quella che preferite, l'applicate sul viso, la tenete su per circa 5 minuti normalmente, e poi per gli ultimi 5 minuti andate, passate sopra con questo rullo e andate a massaggiare. Vi assicuro che la differenza rispetto all'utilizzo semplice della maschera in tessuto, quindi senza il massaggiatore, la vedrete e come. Primo, i principi attivi, proprio la formula, verrà assorbita di più dalla pelle, cioè proprio tangibilmente lo vedete, lo sentite che il prodotto viene assorbito di più, e in più la maschera sarà più efficace. È una cosa che faccio ormai da un annetto e noto tantissimo la differenza. Ovviamente potete fare la stessa cosa anche con il rullo di Giada, insomma il principio è lo stesso. Provate in questo modo perché vedrete davvero una grandissima differenza. In alternativa, alla sera siete sul divano, mettete un leggerissimo strato di olio sul viso e andate avanti a massaggiare. L'importante è che non li utilizziate a viso asciutto, l'importante è che ci sia sempre sotto qualcosa, qualcosa che abbia magari una quota lipidica, una quota grassa abbastanza importante, in modo tale da favorire il passaggio del massaggiatore sul viso. Provate, poi mi farete sapere. Archiviamo dispositivi detergenti e massaggianti e passiamo invece alla skincare. Allora, la prima categoria di prodotti che voglio mostrarvi sono i prodotti esfolianti. Ne ho di diverse tipologie. Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo qui. Si chiama Fat Glow Facial di Ole Ericsson. Trovate un video review dedicato sul mio canale, ve lo linko qua sopra. Questa è il mio secondo flacone, questo è una maschera densa, bella cremosa, bella spessa, che applicate sul viso, lo massaggiate, lo tenete in posa per 10 minuti. È un trattamento a base di polidrossiacidi, che sono una categoria di esfolianti chimici diversa dagli alfa e diversa dai beta, caratterizzata dal fatto di svolgere un'azione molto superficiale, quindi non andando in profondità, si tratta di ingredienti più adatti alle pelli molto sensibili, più adatti alle pelli delicate, più adatti anche alle pelli secche. Va quindi a mangiare lo strato superficiale di cellule morte sul vostro viso, vi lascia la pelle bella liscia e morbida, ma non è aggressivo. E in più i polidrossiacidi non sono fotosensibilizzanti, quindi nonostante dobbiate comunque indossare tutti i giorni la protezione solare, questo è un trattamento che si può fare volendo anche al mattino, non per forza alla sera come con tutti gli altri esfolianti chimici che conosciamo. Mi piace tantissimo ed è perfetto soprattutto, secondo me, prima di una serata importante, prima di applicare il trucco, perché appunto è molto delicato, non arrossa la pelle, però la lascia bella, liscia, morbida, la lascia anche idratata, e a me piace tantissimo, soprattutto se avete la pelle delicata, cercate
cercate un esfoliante che si possa usare anche un paio di volte a settimana, lui è quello giusto. Salendo invece mano a mano sulla scala dell'intensità, vi mostro questa maschera di Summer Fridays. Questa è la Overtime Mask. Si tratta di una maschera esfoliante a base di enzimi che contiene delle microscopiche particelle esfolianti e in più ha la formula appunto arricchita di enzimi, quindi combina l'azione esfoliante chimica degli enzimi a quella meccanica delle particelle esfolianti. Si massaggia sul viso per un minuto, poi si tiene in posa 10 minuti. E anche lei lascia la pelle bella, liscia e morbida. Nonostante sia un prodotto che riesce a dare un'esfoliazione un pochettino più intensa rispetto al Fat Glow che abbiamo visto un secondo fa, è comunque piuttosto delicata e ve la consiglio anche se avete insomma una pelle normale, se avete una pelle un pochettino sensibile che magari non tollera cose troppo aggressive, però ma se non volete qualcosa di troppo strong. Salendo ancora invece troviamo questo trattamento qui di Dr. Dennis Gross. Allora, questo è chiuso, è sigillato, l'ho comprato 2 mesi fa e non l'ho ancora messo in uso appunto perché mi è vietato utilizzare esfolianti in questo momento, però è un prodotto che ho già utilizzato in passato e che conosco molto bene. Di cosa si tratta? Queste sono delle salviettine monodose esfolianti, sono impacchettate a due, anzi ve lo apro e ve le faccio vedere. Così potete, ecco qua, rendervi conto anche voi. Allora, qui dentro, questo è il set grande da 60, ma potrete prendere anche il set più piccolo da 30, forse anche da 15. Allora, trovate all'interno 60 coppie, tipo questa, di salviettine monodose. C'è la fase 1 e c'è la fase 2. La fase 1 è la fase esfoliante, c'è scritto Exfoliate and Smooth, lignette esfoliante, quindi salvietta esfoliante, la andate ad applicare sul viso senza sfregare, come se fosse una salvietta struccante, orrore puro, però non strucca e sfolia, quindi la passate sul viso, in questo modo, insistete un po' sulle zone un pochettino più ostiche, e a seguire, senza risciacquare né niente, applicate la salvietta numero 2, che è la salvietta nutriente anti-età, che va un po' a, diciamo, bloccare l'azione esfoliante e a lenire la pelle, a nutrirla, insomma, a diciamo smorzare la parda componente aggressiva dell'esfoliante chimico. Mi trovo molto bene, questi possono essere utilizzati tutti i giorni, se la vostra pelle li tollera bene, possono essere utilizzati a giorni alterni, secondo necessità, una volta a settimana, quando ve la sentite, e a me piacciono tantissimo. Questi, non vi ho detto il nome, non è da me, sono gli alfa beta, perché contengono sia alfa idrossiacidi che beta idrossiacidi, extra strength daily peel. Esistono sia nella versione normale con l'etichetta azzurra o verde azzurra, esiste anche la versione extra strength, che è questa, che è più forte, un pochettino più intensa. Nonostante sia la versione più intensa, io non ho mai avuto nessun tipo di problema. La mia pelle, sapete che non è particolarmente sensibile, quindi magari se voi avete la pelle invece un po' più delicata vi consiglio di partire con la formula più leggera, però insomma a me non è mai successo niente di male utilizzandoli in modo coscienzioso. Il prodotto invece più esfoliante di tutti tra quelli che possiedo è questa maschera di Peter Thomas Roth ed è la Pumpkin Enzyme Mask. Questa è una maschera dalla formula gelatinosa che sembra quasi una marmellata. Sono al terzo barattolo sono arrivata. È una maschera che mi piace molto, purtroppo il brand non si trova più da Sephora, ma si trova online tranquillamente, lo trovate in un sacco di posti, ve li linko qua sotto. Ed è una maschera a base di enzimi di zucca. Puzza di cannella in un modo pestilenziale, se siete amanti delle bevande pumpkin spice e tutte quelle robe lì diventerete matte. A me fanno veramente quindi io sta cosa qua la detesto per quanto riguarda l'odore. E infatti quando lo uso, sapete cosa faccio? Prendo i miei roll-on per il mal di testa, che hanno il profumo balsamico, quelle cose lì, e me ne metto una goccia sotto il naso, in modo tale che poi quando faccio il trattamento, che è molto veloce, dura 3-7 minuti, non sento la puzza di cannella, che veramente mi sento morire. È tra tutti quelli che vi ho mostrato, vi ho detto quello più intenso, perché dà un'esfoliazione sicuramente maggiore, tant'è che io quando lo tengo su sento un po' che brucia. A volte quando lo tolgo la pelle è un pochettino rossata, ma è una cosa leggera, cioè niente di preoccupante, però lo sentite un po' che pizzica, che bruciacchia finché lo tenete su.
se lo tollerate poco, tenetelo su solo 3 minuti, vi assicuro che già bastano per vedere i risultati. Se lo tollerate bene invece, tenetelo tutti e 7 minuti che viene consigliato. Insomma, sentite un po' la vostra pelle come reagisce. Tenete a mente che se non siete avvezze solitamente agli esfolianti chimici, partire con un prodotto come questo forse, senza il forse, è troppo. Partite per gradi, partite magari con questo e poi andate a salire man mano, vedete un po' come la vostra pelle reagisce. Ho dedicato un video specifico agli esfolianti chimici sul mio canale, ormai è vecchiotto, però è attualissimo, ve lo linko qua sopra nel caso voleste saperne di più. Quanto parlo? Ormai mi sono abituata a fare video in quelle condizioni, veramente, cioè adesso sono anche rosa porcellino. Questo trattamento all'idrochinone mi ha sbiancato in un modo talmente incredibile, cioè ho le mani più chiare del viso e io ho sempre avuto le mani di 10 colori più chiari del viso, sembrava che avessi guanti bianchi, invece adesso è più chiara la pelle e ho praticamente come se avessi perso il mio sottotono dorato, sono sul viso, sono un porcellino. Le orecchie sono rimaste gialle, il collo anche, ma il viso porcellino. Ma sempre, tutti i giorni, non adesso perché ho usato il foreo e il rullo, sempre. Vabbè, lasciamo perdere. Passiamo ai trattamenti purificanti. Allora, io non soffro di pelle impura e ho una pelle d'estate normale tendenza mista, durante l'inverno invece normale a tendenza secca, ho delle zone molto aride e altre invece normali. Ovviamente tenere in considerazione il tipo di pelle della persona che parla è importante, perché magari voi avete una pelle super impura e le maschere purificanti che vanno bene a me magari per voi sono troppo blande, oppure viceversa, quindi bisogna sempre un attimo fare i conti col vostro tipo di pelle. Io parlo per la mia esperienza personale, non uso spesso maschere purificanti perché non ne ho spesso il problema, perché non ne sento spesso la necessità. A volte mi capita di notare che la mia pelle è più congestionata, più impura, allora ricorro a una maschera purificante, neanche spesso su tutto il viso, magari solo sulle zone interessate. Le mie due preferite in assoluto sono queste qui. La prima è la maschera purificante della linea Navigli di Milanesi Skincare, che mi piace da matti. Allora, guardate quanta ne ho utilizzata, tra l'altro è un barattolone enorme e mi è rimasto praticamente solo il fondo lì sotto. Questa è una maschera che contiene delle questa è una maschera che combina l'azione purificante all'azione esfoliante volendo. La cosa bella è che potete scegliere. Si tratta di una maschera a base d'argilla molto cremosa, molto ricca. Non è una di quelle maschere d'argilla secche che vi succhiano via anche l'anima. Avete presente che sono dure, pastose, che vi fanno diventare una maschera di pietra, anche dopo pochi minuti che le avete su vi sentite proprio tutte private di ogni briciolo di umidità. Lei è proprio il contrario, per quello la consiglio sempre anche a chi ha le pelle tendenza secca. La cosa bella di questa maschera è che se volete combinare l'azione purificante a quella esfoliante, prelevate il prodotto, lo applicate sul viso, lo massaggiate e poi lo spalmate e lo tenete lì in posa per 10 minuti. Se invece non volete esfoliare il viso ma solo purificarlo, la mettete lì, la tenete in posa senza sfregare e siete a posto. Lascia la pelle super mega morbida, succhia lo schifo dai pori e mi piace veramente tanto il modo in cui la mia pelle rimane bella rimpolpata, idratata, morbida anche dopo che l'ho utilizzata. Stessa cosa per quanto riguarda questa maschera invece di Origins, questa è la Clear Improvement Charcoal Honey Mask to Purify and Nourish. Questa è una maschera purificante e nutriente al tempo stesso. Questo prodotto si ispira alla classica Charcoal Mask di Origins, che è quella nera in tubone, avete presente? Esiste da un sacco di tempo, che però io l'ho provata, forse ce l'ho ancora, no, l'ho regalata a mia sorella, è molto molto purificante, quindi va bene per le pelli miste o grasse, forse anche proprio per le pelli grasse, perché veramente asciuga tanto, asciuga troppo per il mio tipo di pelle. Quando è uscita questa, io l'ho comprata subito e devo dire che è pazzesca. Ha una consistenza incredibile, ve la faccio vedere. Ricorda molto il miele nella consistenza, si sente anche tanto l'odore di miele, infatti è uno degli ingredienti. Vedete, a parte il fatto che è cangiante ed è bellissima, ma vedete quanto è cremosa?
Lo vedete? Non si asciuga mai completamente come le classiche maschere d'argilla, che comunque non dovete mai lasciare asciugare del tutto, eh? Perché altrimenti veramente vi seccate fino a... Non dico cosa stavo dicendo. E dicevo, non si asciuga mai completamente, rimane lì bella morbida, come se fosse una maschera nutriente vera e propria, però al tempo stesso lei apporta nutrimento alla vostra pelle e anche la purifica. È incredibile, provatela se avete modo. Magari da Sephora potete anche chiederne un campione. Secondo me è una maschera di nuovo perfetta per chi ha la pelle normale o secca e vuole comunque un prodotto purificante. Maschere idratanti barra nutrienti. Dico barra nutrienti perché, lo sapete, idratazione e nutrimento non sono la stessa cosa. Idratazione significa apportare acqua ai tessuti, nutrire invece significa apportare quota lipidica, quota grassa ai tessuti. Sono due cose molto diverse. La pelle disidratata manca di acqua, manca di idratazione. La pelle secca invece manca di quota grassa, manca di nutrimento. Sono due cose diverse. E ho dei prodotti validi per uno per una categoria, uno per un'altra, e uno invece che è una buona via di mezzo, che va bene per tutti. Allora, se avete la pelle disidratata, volete un prodotto idratante che però non sia grasso, non vi serve una cosa grassa, vi serve qualcosa che appunto idrati il vostro viso, Jet Lag Mask di Summer Fridays. Quanto mi piace questa maschera. Questo prodotto può essere utilizzato anche come crema occhi, anche come crema viso, oppure come maschera, dipende dalla quantità di prodotto che andate ad applicare. È molto idratante, ma rimane sottile allo stesso tempo, si assorbe molto bene e lo potete utilizzare in un sacco di modi diversi. Tra l'altro, alle maschere Summer Fridays, di nuovo, ho dedicato un video intero, ve lo linko qua sopra nel caso voleste sentire insomma che cosa ne penso più nel dettaglio. Se invece avete la pelle molto secca, quindi mancate di una quota lipidica importante, io vi consiglio questa. Questa è la Avocado Nourishing Hydration Mask di Kiehl's. Nonostante Attention si vous plaît il nome riporti sia nourishing che hydrating, questa è una maschera che va bene per chi ha la pelle secca, secca come il deserto del Sahara. Ricorda il guacamole. Non ve lo mangiate però perché non sa di guacamole, e ve lo dico per esperienza personale. È una maschera che ha questa consistenza qui. Sì, ma è un po', come dire, un po' granulosa, è un po' scomposta la formula quando la prelevate, perché non è un burro, non è fluida, però appena la massaggiate, vedete, quando la scaldate tra le dita si scioglie e la riuscite a massaggiare tranquillamente. Ha una quota lipidica molto molto importante, e per quello dico che non va bene per chi ha la pelle disidratata, perché la vostra pelle, se ha bisogno di acqua, qua non ciuccia niente, è soltanto proprio quota grassa. Vi dico che questa è una maschera che va bene per le pelli secche, non per quelle disidratate, anche per le istruzioni d'uso, perché questa maschera, a differenza di tutte le normali maschere idratanti barra nutrienti che solitamente vanno messe e vanno tenute su, vanno fatte assorbire, lei va tenuta su 10 minuti, un quarto d'ora, ma poi va sciacquata via. Quindi capite bene che se si trattasse di un prodotto per una pelle disidratata, me lo andate poi a sciacquare via, siamo proprio appunto a capo. Invece questa maschera qui è talmente grassa che in un quarto d'ora permette alla pelle di assorbire i nutrimenti e poi va sciacquata via. Non potete tenerla su e lasciarla là perché poi rimane troppo schifina in superficie. Che altro ho invece? La via di mezzo da farvi vedere. La via di mezzo perfetta è una maschera di nuovo di Origins. Questa è la Drink Up Intensive Overnight Mask. La Drink Up normale è questa qui nel tubone giallo. Questa è la Drink Up 10 Minute Hydrating Mask e si tiene su 10 minuti, poi si rimuove come tutte le maschere idratanti con una velina e si lascia su il residuo. Questa non mi piace tanto quanto mi piace questa, perché nonostante questa sia quella da tenere su 10 minuti e poi rimuovere, per me è grassa, è tanto grassa, tanto unta, fa il suo lavoro per carità, però non è piacevole da tenere su. La Drink Up Intensive Overnight invece l'applicate alla sera prima di andare a letto, è
al posto della crema notte e la tenete su tutta la notte. La tenete su sia che avete la pelle disidratata sia che abbiate la pelle secca, funziona bene in entrambi i casi e questo è il motivo per cui io riesco a utilizzarla sia durante l'estate, quando ho la pelle sicuramente non secca, che può invece manifestare degli episodi di disidratazione magari dovuti al sole, e sia in inverno, quando la mia pelle è proprio secca. Funziona bene sempre, per questo vi dico che è una buona via di mezzo. Questa è una travel size, la versione grande è questa, e tra l'altro sappiate che le maschere Origins hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, hanno tanto prodotto, il prezzo è molto contenuto, quindi secondo me sono un ottimo modo per iniziare ad approcciarsi volendo alla skincare un pochettino più costosa, diciamo di fascia media. Mi pare che un tubone così costi 23 euro 25 euro, sono molto più abbordabili di tante altre, però avete tanto prodotto, vi durano per un sacco di tempo. L'ultima categoria di maschere tradizionali in barattolo che voglio farvi vedere è la categoria aiuto, la mia pelle è spenta, la mia pelle è smorta, come posso migliorare la situazione. Ho due maschere che secondo me fanno parte di questa categoria e sono queste due. La prima è la Pharmacy Honey Potion Renewing Antioxidant Hydration Mask. Questa è una maschera di nuovo a base di miele, ha un profumo buonissimo, ha la stessa identica consistenza del miele, cioè sembra proprio di spalmarsi miele sul viso, è vischiosa come il miele, appiccicosa come il miele, gialla e trasparente come il miele e mi piace tantissimo. Questa è proprio la classica maschera che vi svegliate con la pelle spenta, con la pelle brutta, magari un po' secca, magari avete anche qualche imperfezione, anche magari dovuta alla mascherina, allo sfregamento da mascherina, ho avuto un po' di una leggera impurità, non parliamo di acne o problemi di impurità seri da necessitare di una maschera purificante vera e propria, ma parliamo di magari qualche imperfezione da stress, da attrito, cose del genere. Questa è la maschera giusta, va a idratare la pelle, va a rigenerare la pelle, va a renderla più morbida. È una maschera che tra l'altro va messa sul viso, massaggiata finché da gialla diventa bianca, diventa leggermente bianca, e poi sprigiona un po' di calore, sentite proprio un calore che si sprigiona su tutta la pelle, la tenete su e quando lo togliete il viso è 100 volte più luminoso, liscio, morbido, evita che le imperfezioni si secchino e quindi peggiorino ulteriormente. Sapete che tante volte abbiamo la tentazione di far seccare i brufoli, di volerli secchi, quando in realtà andiamo poi a arrossare ancora di più la pelle sopra, la pelle in superficie, che poi magari fa le pellicine, quindi diventa ancora peggio e quindi si riparte poi da capo. Ecco, questa è proprio una maschera che vi rimette in sesto il viso. La seconda invece è la Air Plus Air Mask, sempre di Summer Fridays. È una maschera dalla formula in gel olio con delle microscopiche particelle dovute dallo sbriciolamento di rose, di fiori, che aiutano a dare una leggera esfoliazione al viso. Di nuovo, questa è una maschera che potete scegliere di massaggiare sul viso, quindi sfruttare l'azione anche sfoliante, oppure applicare solo interamente sul viso. Avendo una quota nutriente, una quota oleosa importante, la vostra pelle assorbirà la parte di olio e quindi sarà subito più luminosa, sarà subito più morbida e va poi rimossa con una leggera velina oppure con un panno leggermente inumidito, in modo tale che un leggero strato di olio rimanga sul vostro viso, poi riuscite a togliere tranquillamente i pezzettini sfoglianti perché sono molto grossolani, e la vostra pelle, soprattutto se state a casa tutto il giorno, assorbirà l'olio un po' alla volta e vi assicuro che la differenza sarà veramente tangibile. A me piace tantissimo. Le ultime maschere che voglio farvi vedere sono maschere in tessuto. Allora, io anni fa ero una fan sfegatata delle maschere in tessuto, ne facevo almeno due a settimana, ogni volta che lavavo i capelli, uscivo dalla doccia, mettevo il turbante, maschere in tessuto e stavo lì bella rilassata per mezz'ora. Poi mi è un po' passata la mania, mi sono resa conto che comunque le maschere in tessuto usate così frequentemente sono un grandissimo spreco, perché comunque si usano e si buttano via, sono molto più costose delle maschere in barattolo normali, e quindi ho ridotto, diciamo, l'acquisto.
ce ne sono alcune però che mi piacciono molto. Allora, per quanto riguarda maschere viso, da usare su tutto il viso, vi mostro queste che sono di Hollywood Skin, sono le Reinvented Youth Secret Sheet Mask. Sono pazzesche, contengono acido ialuronico, vitamina C, sono estremamente imbevute di prodotto, quindi lo potete tenere su anche mezz'ora, il prodotto un po' alla volta viene assorbito dalla vostra pelle e non lasciano nessuno strato appiccicoso, nessun residuo appiccicoso, lasciano la pelle super mega fresca, morbida, idratata. Mi piacciono veramente da matti, ma proprio da matti. Ne ho già fatte fuori due confezioni e sono alla terza. Mentre per quanto riguarda i patch per gli occhi, ne ho due che vi voglio mostrare. Ultimamente sto usando i patch occhi un po' più del solito. Per quanto riguarda, diciamo, un prodotto low cost, vi mostro questi patch di Garnier che mi piacciono, ragazzi, tantissimo. Queste sono le maschere occhi antifatica. Questi sono dei patch molto grandi, perché sono grandi così, prendono praticamente tutta la zona della guancia. E la cosa bella è che contengono acido ialuronico e vanno davvero a rimpolpare la pelle, quindi vi trovate proprio con tutta la guancia più piena, più tonica, come se aveste fatto i filler agli zigomi, cioè sono veramente ottimi, mi trovo molto bene. Li tengo sempre in frigo perché così sono più efficaci e sono anche più piacevoli da utilizzare. Vi mostro poi questi patch di Pixi, questi sono i Detoxify The Puffing Eye Patches, sono praticamente un barattolone di patch per gli occhi, dentro ce n'è tanti, guardate, sono disposti così, a yin e yang, sembra una battuta di Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora, sono molto imbevuti di prodotto, sono in idrogel, e l'unico inconveniente che hanno è che se rimanete in piedi o vi muovete, questi vanno giù, perché l'idrogel è molto scivoloso, appunto loro sono molto imbevuti di questo liquido che ricorda un po' anche l'aloe, e quindi proprio, cioè, ve li trovate tipo uno qua e uno qua, quindi applicateli quando siete ferme, quando siete sdraiate, magari 5-10 minuti alla mattina se avete voglia, se avete tempo, oppure prima di un'occasione speciale, come se andassimo, forse sì, a fare l'aperitivo su Zoom con gli amici. Comunque sono molto molto piacevoli e vi aiutano anche a sentirvi più sveglie, magari vi svegliate con gli occhi gonfi, con gli occhi pesanti, e loro aiutano tantissimo, ecco, e mi trovo molto bene, e trovo che rispetto a tanti altri patch occhi siano molto più convenienti, perché il prezzo non è niente male, e ce ne sono tanti dentro, perché dovrebbero essere 60, sì, sono 60, quindi 30 paia, insomma non è niente male, piuttosto che andare a spendere 5 euro per due patch occhi soltanto, che poi li usate una volta e adios, molto meglio comprare un barattolone così. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato interessante, spero che magari qualcuno dei prodotti che ho menzionato possa fare al caso vostro. Ricordatevi che nel caso voleste acquistare qualcosa, come dicevamo prima, sia per voi sia per fare qualche regalo di Natale, tenete duro, perché arriva il Black Friday, ci sono un sacco di offerte, ormai tutti i siti se ne escono con offerte piuttosto importanti anche sui prodotti per quanto riguarda la skincare, quindi se qualsiasi cosa abbiate puntato in questo momento, temporeggiate, perché magari nel make-up c'è sempre qualcosa che viene escluso dai saldi, gli ultimissimi lanci, ma per quanto riguarda la skincare di solito non ci sono queste limitazioni, quindi tenete d'occhio il sito Foreo se vi interessa Foreo, assolutamente, ma tenete d'occhio anche i soliti Sephora, Cult Beauty, Look Fantastic, Feel Unique, insomma sempre quelli sono i siti da cui compriamo, quindi tenete d'occhio, tenete gli occhi aperti. Spero di non avervi fatto addormentare, perché ho l'impressione di aver parlato per 2 ore e soprattutto di aver parlato con questa faccia color rosa porcellino tremenda, perdonatemi, però ormai mi sono talmente abituata a farmi vedere davanti a voi in ogni situazione che non ci faccio neanche più caso. Una volta mi apparecchiavo prima di filmare i video, adesso insomma mi conoscete, quindi mi faccio vedere senza problemi. Se ancora non l'avete fatto, non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando su questo bottone con la mia faccia. Io vi mando un bacione grandissimo, vi auguro un'ottima giornata e noi ci vediamo prestissimo giovedì con un nuovo video. Ciao!